Del gruppo Jacopino, chitarrista e merda. Signori Sonia e Chiara, le presentatrici di questo festival. Buonasera, buonasera a tutti. Un attimo, okay. ci siamo. Un piccolo incidente di percorso, però ci sta, fa parte del gioco, ecco. Vai, avvicina. Allora, si sente? Vedi, così, grazie, Succo. Comunque, cogliamo, cioè, l'occasione, dopo Sal Da Vinci, prendiamo il nome d'arte, Salsa, salutiamo tutti voi, e Vinci, auguri al vincitore. Spero che questa serata vi sia lieta con i nostri cantanti e la nostra band. E in poche parole, buon inizio di spettacolo a loro e buon intrattenimento a voi. Per noi è sempre un piacere essere qui, intrattenere la serata
in particolar modo con la band dei Ritrovati che ogni anno ci accompagna in questa bellissima esperienza e in particolar modo grazie al coraggio di tutti i concorrenti che questa sera si esibiranno. Come prima cosa voglio dire che lo spettacolo, il Festival Canoro, sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina della Prologo di Cultura Arerpina. E prima di cominciare vi spieghiamo un pochino in che cosa consisterà. Ci sono 14 concorrenti, tutti verranno valutati attraverso il voto della giuria. La giuria è composta da 7 elementi che tra poco Sonia vi presenterà e loro nel corso della kermesse canora esprimeranno il loro voto con un punteggio che va da 1 a 10. Vai Sonia, facci conoscere la giuria di quest'anno che è ricca di nuovi elementi. Un applauso al microfono che non va. Diretta, ho difficoltà col microfono stasera. Stavo appena dicendo come mai questa giuria è così ampia rispetto al solito e giustificare in un certo modo la presenza di questi nuovi membri. Allora, andiamo a presentare il signor Maccanaro Cicino. Che cosa, diciamo, quale ruolo lei copre questa sera? Dica. Niente di che. Un po' di voce. C'ho la benevolenza di essere stato sorteggiato nella valutazione del festival. Sto scherzando, comunque è un componente che ha sicuramente degli storici a riguardo in musica. Facciamo un grande applauso a Gigino Maccanaro, poi a seguire il nostro Emilio Del Percio, che è comunque una rappresentanza diciamo più popolare, giusto? Ha qualcosa da dire, signor Emilio? Vorrei fare un in bocca al lupo a tutti i concorrenti, sperando che vinca veramente il migliore quest'anno. Allora, è una premessa, sono tutti i migliori, l'eccellenza dei migliori, vai! Un grande applauso a Emilio! Proseguiamo nel presentare la nostra, come solito, sempre fase fatta, diciamo, di questa giuria, un'eccellenza ormai storica per questi anni che mi è stato, cioè diciamo, dato il piacere, onorata di presentare la nostra Mara Maionchi di Cultura Arerpina, Rocchina Sciarappa. Un applauso! Vabbè, allora qualche male parola la posso dire. Ok. Poi il nostro, abbiamo l'assenza del timorato di Dio in sostituzione, ne abbiamo messo un altro ai tempi. Sto scherzando. Non c'è Ferdinando Vedito, il nostro timorato di Dio, abbiamo mandato Dio, abbiamo parlato con Dio e ne abbiamo messo un altro, il nostro Valerio Soffiello. Facciamo un grande applauso. Buonasera a tutti e vinca il migliore. Poi andiamo di seguito alla nostra Elena Sarno, che nonché cioè una grande partecipante del festival, anni addietro sicuramente nelle sue canzoni e nel suo cantare, quindi può anche dire la sua sui partecipanti. Elena Sarno, facciamo un applauso. Auguri a tutti ragazzi, che vinca il migliore. Poi ci sono le due new entry, non lo so, cioè quasi, cioè identificabili, però sicuramente avranno diciamo la loro da dire, anche perché sono giovanissime. Penso, non lo so, il ruolo che copriranno, ma sicuramente sarà fondamentale per decidere il vincitore. Allora, per avere un parere più che altro giovanile. Allora, Miriana Meo, scusate Samantha, ho sempre confusione al riguardo, e Giovanna Del Percio. Facciamo un grande applauso per la presentazione della giuria. Buon festival, iniziamo. Allora, sulla falsariga di quanto detto dalla nostra giuria, auguriamo un fortissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti e diamo il via a questo splendido Festival Canoro con L'emozione non ha voce di Celentano, cantata da Angelo Marra. Un applauso. Buonasera. Thank you.
se ci sei, c'è troppa luce. Accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Preziosa sei tu per me, tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pieno nel letto, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai. So che lo vorrai. Due caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Grazie a tutti. Allora, dopo questa esibizione accogliamo con un grande applauso un figlio d'arte, un figlio di artissima, diciamo così. Accogliamo con un grande applauso il figlio di Toni Mores, una star per eccellenza di Volturare il Pigna, Luigi Mores. Buonasera. Thank you.
torna amara e non sa che lo che fa. Povero campiano, hai perduto la compagna, non ti faccia vita, ti capisco io perché. Concorrente di questa serata, anche lui un veterano della canzone volturarese, molto visto in tantissimi festival e tante altre esibizioni. Presentiamo Giuseppe Marra con Prima o poi di Michele Zarrillo. Un applauso, è molto in ansia, lo devo dire, quei pensieri fino ai miei.
piatto e sentirai un dolore che non ti ha lasciato mai e ti ricorderai di un cinema che sai e in fondo al buio tu da sola piangerai. L'amore torna prima o poi, prima o poi, e non so fra quali braccia finirei, a sperare che il mio cuore lascerai. Se un giorno questo viale mi farai, non potrai non rivedere insieme noi, mentre ritornerai un mare ai piedi tuoi e le promesse che cercavi dentro me. L'amore torna che stanno salendo sul palco, diciamo che sono il Fausto Leali di Volturara Irpina, che non lo è di Volturara Irpina fondamentalmente, non so nemmeno di dove sia, e la nostra Anna Oxa. Accogliamo con un grande applauso Antonio Gambale e Iva Di Meo. Allora, loro canteranno Per sempre tu e sarò di Nino D'Angelo. Chiediamo intanto a chi la dedicata questa canzone? Buonasera. Allora questa canzone la dedichiamo a tutti i musicisti che ci hanno fatto divertire durante le prove. Un applauso ai musicisti, vai! Bravo Antonio, vai Antonio, questa è la X, mantieni, aspetta un attimo il bello della diretta, mantieni un attimo. Permettetemi, dedichiamo un applauso al più grande bassista di Volturara, Corrado! Ecco, un applauso a Corrado! Ci ha fatto divertire, era doveroso. Beh, io penso dopo di questo c'è cioè anche la band, tutta la band. Tutta la band, vai, tutta la band. Come in bocca al lupo, Antonio e Iva! Chi
secondi come l'hai pigliato? Chi chiediamo? Primo, diciamo, giudizio della nostra mano Maionchi, dai. No, è più complicato quest'anno, sono un po' di emozione all'inizio, qualche stecca ci sta, qualche cosa troppo difficile che avrei lasciato ad altri, però io mi sto divertendo come al solito e penso stia andando bene. Grazie Mara, facciamo un applauso, andiamo un po', diciamo, dei regnitri della giuria. Forza Gigino, parlaci un po'. Comunque sono tutti bravi, preparati, si stanno esibendo in modo molto... sono molto... si esprimono in modo molto buono. Va bene, anzi è una cosa positiva per il paese. Complimenti per tutti, complimenti. Grazie Luigi, andiamo avanti un po' con la giuria, facciamo parlare un po' la Mina di Volturara. Mina, cosa ne pensi? Dai!
sono già abbastanza difficili. Alcune cose le avrei lasciate sicuramente fare ad altri, però va bene così. Che vinca il migliore. Bene, facciamo un grande applauso alla giuria con i loro giudizi. Adesso la parola passa al Ferrero Rocher Noir. Chiara Zirpolo! Andiamo avanti con la quinta concorrente. Anche lei ha già cavalcato questo palco lo scorso anno. Un'omonima, Chiara Spiezia, che ci canta "Era una vita che ti stavo aspettando" di Francesco Renga. Un forte applauso a Chiara. Dove sei?
Non lo sento.
Adesso andiamo avanti con il prossimo concorrente, esattamente il sesto. Anche lui si è già esibito in edizioni precedenti. Un applauso a Marino Masucci con Portami Via di Fabrizio Moro. Perché tornerà dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca il tuo potere. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è. È imprevedibile. Dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. È imprevedibile. Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. La 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 la. Tu sai comprendere questo silenzio che determina il confine tra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Trovo più energia, amore mio, portami via. Grazie a tutti, buona serata. Ok, ci siamo, stasera il microfono non è dalla nostra parte. Allora, accogliamo con un grande applauso un altro figlio d'arte, cioè che comunque ha partecipato in vari festival che si sono fatti qui a Volturara. Accogliamo con un grande applauso Fabio Marra, che ci canta, che ci canti Fabio? Buonasera. Che ci canti? Dillo tu, no? Più bella cosa. Più bella cosa non c'è. Come Volturara, più bella cosa non c'è. Come Volturara, canta Fabio Marra. Buonasera.
se non la sa, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che concorrente. È di Volturara ma viene da lontano, dall'America. È la più giovane ad esibirsi questa sera. Un forte applauso a Giovanna Nicole con Before It Cheats di Carrie Underwood. Un applauso forte! Up behind the wheel.
Facciamo un grande applauso alla nostra Giovanna e Nicolo, perché diciamo è una paesana fuori terra, generazioni che crescono e che rimangono qui a Volturara, che hanno il piacere di esibirsi e restare qui a Volturara. Un grande applauso a Giovanna e Nicolo. Andiamo avanti con il prossimo concorrente, il nostro Michele Preta con Le Vibrazioni. Vieni da me, Michele Preta. Facciamo un grande applauso. Buonasera. Fatevi un grande applauso, forza Volturara, fatevi sentire. Siamo fragili e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete, sapendo che te ne andrai, ma avendo paura non ti cercherò. Poesia. E ridere
grazie. Bene, 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 facciamo un grande applauso al nostro Michele Preda. Allora, il signore che adesso sto per presentare ha insistito più di un anno per partecipare, ma per varie, diciamo, per vari problemi non ha potuto partecipare. Ha insistito così tanto a essere qui questa sera e finalmente ci è riuscito. Accogliamo con un grande applauso il nostro Gerardo Marino, che viene dalla Germania, ovviamente un nostro compaesano all'estero, con Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Gerardo Marino, prego. Gerardo, vuoi dire qualcosa? Gerardo, sì. Prego. Che devo dire, è la prima volta che mi esibisco sul palco, quindi sono un po' emozionato. Facciamo un grande applauso a Gerardo, forza! Basta, magari a dopo i commenti. Di nuovo un grande in bocca al lupo al vostro, il nostro Massimo Ranieri di Volturara, vai! Torna mai, so che non altro adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo. C'è un ragazzo, sono io, a chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te, ma tu non sai chi sono io, il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. Esibizione della serata, prima di ascoltare gli ultimi quattro concorrenti, ci delizieranno con un loro evergreen I Ritrovati, con Cervo a Primavera di Cocciante.
da occupare e io rinascerò amico che mi sai capire e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire una vernice di montagna che vuole pur non sogna in una foglia una castagna e io rinascerò amico caro amico mio e mi ritroverò con pelle piume senza io senza paura di cadere intento solo volteggiare eterno migratore. Senza paura di cadere, intento solo volteggiare come un eterno migratore e io rinascerò senza complesse e frustrazioni amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo ben finito così felice d'essere nato fra cielo e terra l'infinito, no, no, no! Io rinascerò senza complesse e frustrazioni amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito così felice d'esser nato fra cielo e terra l'infinito io rinascerò rinascerò
Facciamo un grande applauso al nostro Riccardino e ai nostri ritrovati. Allora, adesso ho un... Enrica, però devi staccare il microfono. Dai. Mi sa che lo devo staccare pure io. Ci siamo, ripartiamo da dove abbiamo lasciato, continuiamo con un altro concorrente che ha vinto anche uno dei festival da me presentato, il nostro grande Rodolfo Cianci. Un applauso, nonché mio amico. Allora, con fotoromanzo Rodolfo Cianci, un applauso. Grazie. Vai Nino, oh, ti fa biondo, porca miseria. Sono con gli ucraini, soltanto il chitarra. Io che l'abbandono senza una ragione, finisce sempre così, e tu pianti sempre come da copione, chi vince piange qui, e tu burro gli agni per questa cosa, gli amo non fa così, noi non si massore sto fotoromanzo, è facile a capire, no che l'alla non si tu. Tu sei qualcosa di più. Noi protagonisti di una favola vera, noi che ci stringiamo per telefono a sé, noi col cuore in bocca una parola sincera ci amiamo. Tu che tutti sempre quando torni più tardi, io questa ragione non sopporto tuo padre, e la nascita merita stessa s'amora. Sognavo casa nostra, tu che aspetti alla finestra, io che torno dal lavoro che si baciano in un grande cuore, comincia sempre così, e tu credi sempre a questi grandi amori, ma poi non è così, chissà amore non se non mi è fatto i gatti con la copertina blu, non si ma sto resto fotoromanzo come volisse tu, no che la sei qualcosa di più. Noi protagonisti di una favola vera, noi che ci stringiamo per telefono la sera, noi col cuore in bocca una parola sincera ci amiamo. Tu capuschi sempre quando torna il tuo carto, di questa ragione non sopporto tuo padre, e la nascita un numero da stessa. Sogniamo casa nostra,
Tecnico per cui Rodolfo non sentiva bene la tastiera, la sua esibizione è andata benissimo. Prima di proseguire con i dodicesimi concorrenti, Sonia ci farà ascoltare un pochino il parere della giuria. Un poco la giuria, un po' anche il parere del pubblico, direi. Chiara, dai, dai. Che dici? Allora, sì, sì, partiamo sì. Al sorteggio. Qui, bomba, un po' la parola ai giovani, vediamo un po' che cosa hanno da dire e che impressione hanno di questo festival. Vai Samantha! No, sono stati tutti... Samantha, voce! Sono stati tutti molto bravi. Breve e coincisa è stata Samantha. Sì, perché è emozionata, non si può dilungare perché cioè, giustamente è emozionata. Quindi passiamo a un altro critico duro, ma duro, 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 direi. È un altro giovanissimo direi, uno che cantava Cala Cifra, giusto? Cala Cifra o Cala Cifra? Allora, chi si ricorda la Cifra con la G? Passiamo la parola alla giuria di Valerio Sottiello, prego, il suo giudizio fondamentale. Fondamentale dire troppo, comunque una giuria bella estesa, meno male, così la cosa sarà molto più omogenea, il risultato. Comunque belle canzoni, abbiamo qualche difficoltà, c'è, perché sono interpretate veramente molto bene. Che venga mio, di nuovo. Sempre e comunque, adesso ha la parola Emilio. Devo dire che questa volta sono tutti molto bravi, sarà difficile per la giuria giudicare proprio di vincitore. In bocca al lupo a tutti. Andiamo verso il pubblico, andiamo un attimo a chiedere il parere del pubblico. Sì, abbiamo qualche minutino. Le prime interviste, vediamo un po', il primo che capita. Allora Nicola, cosa ne pensi di questo momento, di questo festival? Vai, allora, alla parola a Lucrezia, vai. Come mai quest'anno non avete partecipato? Va bene, abbiamo adesso tutto, stiamo partecipando, ti sei verso qualche passaggio. Vorrei cantare una canzone? L'anno prossimo, ti devi iscrivere. Come ti piace questo festival? Sì, sì. Ok, andiamo avanti. Vai, con Lina. Cosa ne pensi? Ti stai piacendo questo festival? Sono tutti timorosi nel parlare, però cioè, vorrei qualche consenso, magari con un applauso per vedere se il festival sta piacendo. Un applauso. Cioè, secondo dell'intensità dell'applauso capiamo se il festival sta piacendo oppure no. La piazza è piena. Mi piace il festival? Sta andando bene? Grazie. Chiara Ferrero, Luce, Noir, continua. Allora, andiamo avanti.
avanti con i dodicesimi concorrenti. Con Amor mio di Mina, Mi manda a picone, con la voce di Daniela Battista. Un applauso. Tu non tremerai, non tremerai.
ad Arcangelo, grazie a Giulio e a Duccio Silfundo, grazie a Mario, grazie a tutti. Su, potrei fare una cosa, no? Guarda qua. Se domani siamo stessi, quello era giusto, quello non si sente, non si diceva niente. Fuori era giusto, zero. Ne vale, ne teniamo tutto. Fuori, giusto. Capito? Se come si prova questo? Tu hai girato zero, ha giocato il saldato, ha già sta zero, ha giocato questo cosa. L'ho tolto, ha giustudato, e quindi si sente. Mi piace proprio tutta la ancora. Ha giocato inizio al dato, io prima sono suonato, tutto a zero. Qui? Non è possibile. Non è possibile. Veramente? Non è possibile. I microfoni, ah ecco adesso vanno. Eccoci, ecco ci siamo, vi vogliamo tanto bene. Cioè, la prestazione dei microfoni stasera è eccellente, eccellente. Comunque allora per intrattenere il tempo di sgombrare gli strumenti dobbiamo scambiarci quattro chiacchiere. Quattro chiacchiere perché? Allora, gli ultimi anni sono stati un pochino difficili per tutti. Questo ci ha privato anche di passare e trascorrere delle esperienze belle come le feste. L'anno scorso il festival a modo nostro è stato comunque organizzato, abbiamo comunque tenuto testa alla pandemia e in qualche modo ce l'abbiamo fatta, ecco. È stato bello rivedervi tutti, è stato bello. E quest'anno ancora di più abbiamo riavuto la festa. Appunto, abbiamo avuto una processione che si è fatta, abbiamo condiviso per l'ennesima volta quello che per noi, per il nostro paese è importante, a parte la comunità, il calore che comunque ci accomuna. Cioè, spendiamo quattro parole, diciamo che è un allietare di serate a persone che comunque, oppure eventi che ci hanno cambiato un po' la vita, tipo il Covid, poi ci voleva non solo il Covid, anche la guerra, quindi stiamo attraversando, lasciamo stare tutto quello che succede nel mondo. Con questi eventi cerchiamo di allietare, di non pensare, di alleggerire e rendere, diciamo, un po' la mente un po' più spensierata e libera. Quindi spero che tutto questo vi sia di gradimento, che vi sia, diciamo, da... Ma la partecipazione che è tanta ci fa capire che lo stanno apprezzando. Spero, la piazza è piena. Chiedilo, siete... L'applauso può dimostrare che voi vi state divertendo e che siete felici di essere qui. Fatevi un applauso, facciamoci un applauso. Avete preso parte con tanto piacere a questa serata e a tutte quelle che verranno e sono state organizzate. Beh, sicuramente non siamo saltavici, però... Però a modo nostro teniamo testa. Diamo del nostro. I ballerini non ci sono, non c'è Sal, ci siamo noi. Accontentatevi. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Presento la tredicesima concorrente. Va, la tredicesima Sonia. Concorrente è Simona Masucci con Essere una donna di Anna D'Arcangelo. Un applauso. Prego, accogliamo Simona con un applauso. Vai Simona, una new entry nel festival. Vai Simone, in bocca al lupo, vai! Dopo ci stiamo, faccio soltanto un collegamento, facciamo un calchetto, il programma sganciato qualche parte, lo faccio un filamento. Sganciamo la stiere. No, che non è vero. Lo c'è un attimo. Dai, un microfono, gli occhi attenti come spille ardenti e frutti come un lupo attenti dentro l'anima di scegli indaghi sempre più ti sembro quasi una farfalla, un giocattolo, una palla sì, da prendere. Il tuo amore cosa vale, so che mi vedi come il miele da mangiare tu. Ma ti stai sbagliando, sai, io non sono una ciliegia, essere una donna.
andata, la volta che è seguita mi pesa. Certi complimenti, se sorrotti poi ti senti offesa. Ti senti come una farfalla, un giocattolo, una palla da prendere. Ma non è amore, poco vale sentirsi come il miele da mangiare, no. Ma ti stai sbagliando, sai, sono davvero un'altra cosa. Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna, non vuol dire credere a chiunque se ti inganna. Essere una donna è di più, di più, di più, di più. Io non cerco un'avventura, ma il compagno che vorrei, che tra pace e una risata mi farà dimenticare i problemi intorno a me. Essere una donna è vuol dire trovare dentro per i sentimenti e frenare il pianto e il dolore che tu senti. Essere di più, molto di più. Aspettaci, non te ne andare, ci sono due piccolini per te. Ah, c'è un terzo anche. Bravissima. Andiamo avanti con l'ultimo concorrente, che nemmeno a farla apposta si esibirà con una canzone di ultimo. Ultimo in ordine di esibizione, ma non di importanza, Andrea De Cola con Piccola Stella di Ultimo. Un applauso ad Andrea. Sei la mia spina.
la mia nostalgia. Dei giorni ho mai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza. Te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre, per sempre. Concorrenti che hanno preso parte a questa edizione del Festival Canoro, l'ennesima, e mi scuso perché non ricordo il numero esatto. E nel momento, al momento i giurati stanno concludendo con le votazioni, i ragazzi si riuniranno per raccogliere tutti i voti e prima di decretare i vincitori abbiamo modo e il piacere di ascoltare una serie di ospiti. I primi che vi presentiamo vengono da lontano. Già qualche anno fa hanno preso parte ad, una, ad uno spettacolo che si è tenuto qui a Volturara. Sono sopravvissuti col Titanic, stiamo parlando, è sempre della generazione Raimo. Una battuta di spirito da Sonia. Sto scherzando. Allora, questa canzone la canteranno due dei tre fratelli Fiume. Il terzo è il produttore, ma purtroppo questa sera non è qui perché ha già lasciato Volturara, ma loro saranno in grado di portare avanti e intrattenere questo pubblico. La canzone parla anche della nostra piccola realtà di Volturara, è un po' in inglese e un po' in italiano, con Feel Good Things, Anthony e Mike Fiume. Un applauso! Un applauso! Faccia stupire! Buonasera. Ui, buonasera. Non posso sentirti? Siamo pronti? Ui. Grazie, grazie. Grazie. I wanna feel
what you want a Saturday for finding I got a good day. When I'm lost but I find a way, yeah, give me these end of a day. A body that is iconic, you just want a touch of a line. Lay your head on my shoulder like a plug fits in a socket. Quando siamo fortunata, fa la vita volturare, non finisce mai la notte, siamo a mezzo alle montagne. I might buy a crib for my mama, homemade sauce, pasta, mano. The day she watches my kids, I might cry when they call her nonna. I wanna feel good things. I wanna feel good things. I wanna feel good things. Three kids. Body is my weakness. Combined soda displess. Thick thighs in a deep split. I wanna feel good things. Positano curves. Limonia da Malfi. Nothing can stop me from beaching the sun. Just kick it in Bobby, eat peach like her bud. Wanna feel good. Quello che dico se posso lo faccio. Voglio fare queste cose con te. Di Volturara, e in attesa di ascoltare il prossimo ospite, perché dobbiamo un attimino montare la strumentazione, se Sonia arrivasse qui potremmo sentire un altro pochino il parere del pubblico. Sonia, dove sei? Mi ha abbandonata. Ah, ce l'ho io il tuo microfono, prego. Ok, allora. Voto 10 per Sonia, voto 10, certo. Quindi stiamo per presentare chi? Stiamo per presentare Andrea. Lo vedono già, quindi lo possiamo dire che Andrea è il prossimo ad esibirsi come ospite, ovviamente, perché come abbiamo già detto le esibizioni dei concorrenti sono terminate. Adesso abbiamo il piacere di ascoltare anche Andrea, che in attesa di montare vi dirò una cosa. Allora, Andrea si esibirà in un pezzo bellissimo, secondo me farà ballare tutta la piazza. Che canta Andrea? Cioè che suona? Che suona? Ah, non lo sai? No, non lo so. E vabbè, Andrea lo possiamo svelare? Andrea, siamo pronti. Possiamo svelare, sei pronto? Che cosa suoni, guarda. Dillo tu. 50 special. 50 special di Luna Pop. Quindi vi vogliamo pronti tutti a ballare. Carichissimi. Le mani, accompagniamolo con le mani, Andrea Barra.
con 50 special. Andrea. Per presentare una guest star, un ospite mai visto qui a Volturara, internazionale, dal europeo, diciamo oltreoceano, il più, diciamo, ingaggiato, il più rinnovato, il più richiesto, il grande Tony Mores. C'è che ci delizia con un bello. Buonasera, ciao Volturara, voglio vedervi ballare tutti, signori, si parte! Voglio! Insieme le mani! Hey!
già, preferisco già già già, vado sulla stanza e non faccio da già va. Tu mi dici a bando mando, bando mando non mi va, preferisco un ballo letto per la stringere in basa. O sarracino, bello aglio, o sarracino, o sarracino, tutti fermi a far innamorare, e per le facce, e per le cose, ma che fa? Ora è malandrino, è più un lavoro, tutti fermi a far innamorare. La conoscete tutti con me? Poco con le patatine per ci ha ricordato che la casa è stata, che la casa non può tornare. Sulla mia bambina con amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Poco con le patatine per ci ha ricordato quando a mezze scale tu curvivi a m'abbracciare. Fa un pare a stagare che rara, c'è da vestire la famiglia, mo mi sparso con mia moglie, bene vicino che sta coppia innamorata, e ne voglio per di più. Uama come dava, core vita mia, io senza te non saccio vivere. Inizia a fascio maragnare, sotto la finestra cielo per l'amore, per cucchietto neanche con le musilla, per te sento che la tua è tutta, e per champagne ci sta l'acqua e mare, e per champagne ci sta l'acqua e mare. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché? Del corazón, ho visto un Maradona, uè mamma, innamorato son. Non la di tanto, non viene più niente, lontano lo bene, ma scusa la gente, è l'ultima amica, te vengo imborazzante, e fanno regalo a chi aspetta papà. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto male, la netta ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha rata, 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 scordammo ciò passato, si menava la paesà. Insieme tutti! Napoli, 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 forza Napoli, 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 oh, oh, Napoli, Napoli, Napoli. Tutti insieme! Un'azzurra che rassomiglia a un cielo e o mare sta città. Forza Napoli, dritta a lui che si vagliuna, che si scorda che problema e si mette a cantare. Insieme! Napoli!
Napoli, wow, oh, oh, Napoli, 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 la mia Napoli, Napoli. Oi, vita, oi, vita mia, oi, cuore, e di stupore, si sta prima amore, voi e l'ultimo sarà per me. Oi, vita mia, oi, cuore, e di stupore, si sta prima amore, voi e l'ultimo sarà. Facciamo un applauso ai ritrovati. Al basso abbiamo Corrado. Corrado, dove stai? Sali sul palco, Corrado. Senti, Tony, scendi. Se ne aiuto Corrado. Sì, non a caso siamo ritrovati. Quando li trovi ti chiamo io. Signori, un applauso ai ritrovati, un applauso a Sonia, un applauso alla Proloco. Ciao e grazie. Tori scendi che ritrovati non l'abbiamo trovati. Ciao Tori, un grande applauso a Tori Mores. Allora, siamo arrivati agli sgoccioli, stanno per portarci la busta con i vincitori, quindi a momenti avremo l'esito, scopriremo. Ok, uno ci sono, ci sono, li stiamo ritrovando alla basso. Matteo, no, alla chitarra e voce. Allora, la chitarra e voce, Matteo Asucci, facciamo un grande applauso. Alle tessiere, Alessandro. Lionetti, un applauso. Piano piano li ritroviamo tutti. Non dove a caso, sono gli altri? Non a caso si chiamano ritrovati, li ritroviamo. Piano piano li ritroviamo. Ogni tanto, chi l'ha visto è in trasmissione in diretta con noi. Forza, avanti un alla altro. Voce Riccardo Marra. Voice Riccardo Marra. Piano piano siamo rientrati tutti ai loro posti, eccoci. Oh, ritrovati, prego. Dove siete? Alle vostre azioni, ritrovati. Alla chitarra elettrica, Pino Del Percio. Angelo Masucci alla batteria. Alla batteria manca il migliore, Corrado. Corrado, eccolo, l'ultimo dei ritrovati, l'ultimo, era meglio non ritrovarlo. Corrado Soppiello al basso. Ci siamo con i vincitori. Rullo di tamburi per questa, quanti dice abbiamo fatti di questa festa? Lo sappiamo, le dice non lo sappiamo, il numero non lo facciamo, diciamo, non lo fa, diciamo niente. Rullo di tamburi che entri la busta. Arriva la busta. Un rullo di tamburi, non c'è Angelo alla batteria. Facciamo un grande applauso al presidente della Proloco, Alessandro Di Meo. Un applauso ad Alessandro e a tutta la Proloco. Qui busta. Abbiamo la busta. Busta non sbirciamo, non sbirciamo. No, sbirciamo. Allora, passiamo la parola ad Alessandro Di Meo per l'ingraziamento. Vai. Buonasera a tutti, io in primis ci tengo a ringraziare tutti voi qui presenti, soprattutto quelli da casa, in particolare Alba Masucci che stasera non c'è qui, però è preferita la vacanza. Poi ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Nadia Mangalaro e in particolare l'assessore Pino Del Percio che ci supporta e ci supporta sempre, ha passato un guaio. Ringrazio al comando Stazione Carabinieri di Coltura Arribina, al comando della Polizia Municipale, la dottoressa Giovanna Marina, perché purtroppo è un'altra, ci permettono di realizzare questi eventi. Alle farmacie Novellino in particolare, perché ci hanno sponsorizzato i premi di questa sera. Per ultimo, ma non per importanza, a tutti i ragazzi della Proloco che portano avanti l'associazione. Che tagliano parte del loro tempo appunto per permettere la realizzazione di tutti questi eventi. Io sono purtroppo solo di poche parole, sono più operaio che oratore, quindi lascio la parola alle presentatrici, ringrazio la giuria che ci ha dato la disponibilità, alle nostre presentatrici Chiara e Sonia, ai ritrovati Rock and Band, e alla protezione civile che ci accompagna in tutti gli eventi.
buon festival a tutti. Un grande applauso, e viva la musica. Un filo di tristezza, però altrettanto di contentezza. Facciamoci e fatemi un grande applauso. Andiamo a scoprire, mamma, ci siamo, il vincitore, l'uno di tamburi. Matteo, dove sei, Matteo? Matteo, scusi, ho confusione con i fratelli. Alla fine chi è? Ah, ok, allora, tutti i 14 concorrenti sul palco. Allora, io li chiamo uno alla volta, in ordine di esibizione. Vai. Angelo Marra, Luigi Mores, Giuseppe Marra, Antonio Gambale e Ilva Di Meo, Chiara Spiezia, Marino Masucci, Fabio Marra, Giovanna Nicole, Michele Preta, Gerardo Marino, Rodolfo Cianci, Mimanda Picone con Daniela Battista, Simona Masucci e Andrea De Cola. Un applauso a tutti i concorrenti. Un grande applauso! Perché prima di tutto ci vuole tanto coraggio. Per l'emozione, sicuramente. Quella non manca mai. Prendete posto, se riuscite davanti al pubblico, fatemi vedere, perché non vi riconoscono tutti. Mettetevi un attimo ad arco, se è possibile. Mettetevi un attimo ad arco, aspettate che sposto il microfono, vai. Senza fare danni, Sonia. Per l'amor di Dio. Che ogni tanto sei maldestra. Finisci la Ferrero Rocher, prego. Alla grande. Oh, mettetevi un attimo ad arco tutti qua, se ci riuscite a rientrare, fatemi vedere un attimo le ragazze tutti quanti. Avvicinatevi. I più giovani si possono sedere pure un attimo, cioè con le gambe un attimo pensionanti, no? No, Sonia, troppe cose pericolose proponi. Per l'amor di Dio, era un'iniziativa. Io vengo vicino a te al centro. Che ci confondiamo. Andrea, vai avanti. Massimo. Cioè, abbiamo il nostro, diciamo, il Presidente della Repubblica, come si chiama? Mattarella. Il nostro Mattarella che sta pigliando lui, che sta facendo tutti i cavalieri, vai. Prendi, Sono finito, Alessandro. Dove ci mettiamo? Perché per non dare consigli e per non far sbirciare nessuno. No, falli fare ad arco. Ad arco, vai. Un piccolo pensiero per le nostre presentatrici. Grazie. Per loro. Grazie. Thank you so much. Rose Bianche, ora da me, del Potere Sparagnano, è stato molto bello. Se nessuno sbircia, io poggio un attimino i fiori. Dai, mantengo io, vai. Dai, Sonia. Rullo di tamburi, Angelo, per favore. Rullo di tamburi, vai. Sonia, vieni qua. Vai. Allora, non sbirciate, mi raccomando. Baccatillo. Io guardo piano, so, coprimi. Vai. Allora, al terzo posto, Michele Preda con Vieni da me, le vibrazioni. Congratulations. Fatto avanti, Michele, vai. Al secondo posto, Giovanna Nicola La Cerra con Bimbo Ricciz. Buongiorno. E al primo posto Picone Band con Amor Mio. Un applauso a tutti e tre i vincitori e a tutti i concorrenti di questo festival. Grazie a tutti. Congratulazioni. Congratulazioni a tutti i concorrenti. A tutti i concorrenti. Siete stati tutti bravissimi. Allora, dopo di questo penso che a finale il primo posto ci debba fare il pezzo di sì, nuovo. Sì, un bis, ci devono deliziare. Okay. Quindi noi salutiamo tutti, è stato bellissimo essere qui con voi anche quest'anno. Prima di deliziarci un'altra volta con il pezzo che ha vinto questo festival, passo la parola ad Alessandro. Abbiamo un piccolo pensiero per i ritrovati, ciao Matteo a ritirarlo, una targa ricordo per il festival del 2022. Sì, okay. Abbiamo un pensiero per le donne
anche della giuria. Perfetto, allora colgo l'occasione per ringraziare Luigi Vaganaro alla giuria, Emilio Del Percio. Emilio Del Percio è invitato a salire sul palco per ritirare la sciarappa, Valerio Sempello, Nerina Sarno, Giovanna Del Percio e Samantha Meo. Grazie per essere stati con noi e per essere stati giusti, concreti e diciamo anche critici. Grazie, grazie mille per esserci sempre. Un grande applauso alla giuria! Grazie, grazie all'amministrazione, grazie Emilio. È un ringraziamento alle farmacie. Grazie Emilio, grazie a tutti voi. Che bene, vi lasciamo con la canzone che ha vinto il festival. Vi auguriamo buonanotte, vi salutiamo e soprattutto vi ringraziamo per essere stati qui con i vincitori del festival. Mi manda Picone con la voce di Daniela. Ciao a tutti! Buonasera Fortunata! Sì. Un po' di più.
amore, guarda il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso. Quello che facevo da bambina l'ho rifatto adesso. Grazie a tutti, grazie Arcangelo, grazie, grazie ai ritrovati, soprattutto gentilissimi, grazie a tutti, grazie a Giulio, grazie a Mario.